Allora, buongiorno a tutte e tutti. Io sono Ilaria Gaspari e sono qua per parlarvi di una delle mie ossessioni, nella fattispecie gli hotel. Nel momento in cui mi è stato chiesto di parlare di un'ossessione, è stata la prima cosa che mi è venuta in mente, è stata proprio questa, l'hotel. Allora, naturalmente poi mi piacerebbe anche interagire un po' con voi, farvi raccontare cosa sono per voi gli hotel, cosa vi piace, cosa non vi piace, cosa vi interessa degli hotel, qual è il vostro rapporto con gli alberghi, perché immagino che se state seguendo questa trasmissione su questo argomento così particolare, insomma, ci sia anche da parte vostra in qualche modo una vicinanza al tema dell'hotel. Ma diciamo, la tesi che vorrei provare a illustrarvi in questi 40-45 minuti di chiacchierata è che l'hotel è luogo letterario per eccellenza e che quindi il fascino dell'hotel è qualcosa che ha a che fare in una maniera molto profonda e molto connessa con il fascino stesso del raccontare delle storie, del vivere delle storie per poterle raccontare. Allora, intanto, non so quale sia appunto il vostro rapporto con gli hotel, immagino che ce l'abbiate perché ognuno di noi ha un rapporto con gli hotel, come per esempio come con i cani, no? Sono quelle entità che fanno parte della nostra vita. C'è chi li adora, c'è chi invece ne ha paura, ne è inquietato, non si trova a suo agio, però una relazione di qualche tipo ce l'abbiamo tutti. L'hotel è come dire, è un luogo spesso definito anche al limite quasi un non luogo, nel senso che è un luogo di passaggio, è un luogo in cui raramente si mettono radici, però fra tutti i non luoghi è probabilmente uno dei più profondamente radicati nel nostro immaginario, e soprattutto, diciamo, è uno che tocca la nostra intimità molto di più di quanto non possa fare, non so, un aeroporto, una sala d'attesa o un centro commerciale. In hotel ci si va per dormire, per riposarsi, per passare del tempo. Ora, i tratti della mia ossessione per gli hotel risalgono alla mia primissima infanzia, quando ho scoperto, per insomma, le prime volte che andavo in albergo, magari durante le vacanze con i miei genitori. Ah, mi dimenticavo di dire che se avete delle cose da dire o da commentare, poi anche quando vi farò le domande sul finale, scrivetele pure nei commenti che li leggo. E appunto, scusate, questo era un inciso. E quando ho scoperto che esistevano questi luoghi in cui appunto c'erano dei letti rifatti benissimo. Oggi abbiamo tutti questa ossessione, per esempio, collettiva per i topper che è stata lanciata dalla trasmissione 4 Hotel di Bruno Barberi, che no, questa idea del fatto che il letto debba essere fatto in un certo modo. Oggi siamo molto più preparati, siamo esperti di tutto, no? Perché abbiamo internet per informarci. Quando appunto ero bambina, negli anni 90, questa idea del come funzionasse un hotel era molto più vaga, non soltanto per me, perché ero per ragioni diciamo anagrafiche dovute all'infanzia, ma in generale un po' per tutti. Ci eravamo abituati anche a un aspetto un po' più spartano nel pensare i luoghi appunto in cui ci si soggiorna, però già c'erano dei piccoli indicatori di un certo tipo di benessere da hotel e di un certo modo in cui dentro un albergo si viene coccolati. Mi riferisco ai campioncini di cui ho una collezione vastissima, di campioncini, di doccia schiuma, di sciampi, le cose, quei bellissimi pensieri degli ospiti dell'hotel che ti danno, non so, la cuffietta, la lima per le unghie, il kit da cucito, tutte quelle cose che durante un viaggio possono servire, la carta, non so, i taccuini o a volte addirittura la carta da lettere con il logo dell'hotel, la matita o la penna per prendere appunti, il sacchetto in cui mettere la biancheria sporca, nei casi appunto più raffinati, le ciabatte da hotel. Anche quelle uno di quegli oggetti di cui non è ben chiaro lo statuto, io non ho mai capito se in realtà bisognerebbe restituirle alla fine del soggiorno o portarsele via. Devo confessare che qualche volta appunto le sono ritrovate poi in valigia pensando che tanto fossero usa e getta, però questo è un dubbio che ho e che mi rimane. Però appunto diciamo queste piccole attenzioni rispetto all'atto dell'ospitalità hanno qualcosa di profondissimo e di arcaico, perché appunto la storia dell'hotel è una storia che inizia molto molto in là, inizia nell'antichità naturalmente, come la storia di molte cose che fanno parte, di molti concetti, di molti modi di essere, di molti luoghi che fanno parte della nostra esperienza di vita. Anche l'hotel appunto ha una storia antica, ha una storia antica nel senso che già nell'antica Grecia esistevano degli antenati dei nostri alberghi, dei nostri hotel.
Fra l'altro, la parola hotel ha a che fare proprio con la radice dell'ospitalità, perché viene dal francese, no? Hotel, che ha l'accento circonflesso sulla O, e che a sua volta viene dal latino ospitale. E quindi c'è questo legame con la parola hospes, che hospes significa appunto ospite, che è una di quelle parole particolarmente interessanti nella nostra lingua perché hanno un senso sia attivo che passivo. Cioè l'ospite è sia chi ospita sia chi è ospitato. E questo secondo me già ci rende conto di uno degli aspetti appunto in cui l'hotel come luogo dell'anima, diciamo, ci chiarisce la sua potenza, ovvero il fatto che in realtà nel momento in cui noi siamo ospiti di un hotel facciamo parte di un patto antichissimo che è il patto appunto dell'ospitalità. Lo xenos, l'ospite nella Grecia antica, era legato al suo anfitrione, che è una parola appunto che viene da un nome proprio, no? Per antonomasia poi è diventata la parola che indica chi apre la sua casa, la sua tavola agli stranieri, all'ospite appunto che arriva in visita. Però appunto l'anfitrione e l'ospitato sono legati da un patto di reciproca fiducia. Questo patto è un patto appunto che ha delle radici molto molto antiche, e le conseguenze delle volte in cui questo patto è stato rotto le conosciamo tutti. Per esempio la famosa guerra di Troia, cioè la guerra dell'Iliade è una guerra che nasce non tanto perché Paride ruba a Menelao la moglie, ma perché Paride ruba la moglie a Menelao, sì, ma nel momento in cui è suo ospite, quindi rompendo questo patto di reciproca fiducia e di lealtà che l'ospitalità instaura. Quindi già capiamo quanto è importante questo aspetto appunto dell'ospitalità e anche appunto questa legge non scritta per cui a chi arriva in cerca di riposo, perché la parola invece albergo è legata a questo secondo aspetto della questione, diciamo, dell'ospitalità, perché viene da un germanismo antico, eribergo, che significa alloggio, un accampamento fortificato, ma anche per esempio in francese héberger significa proprio dare riparo la notte, no? L'idea appunto di trovare un riparo nel momento in cui si è esposti magari alle intemperie o a quello che appunto il mondo, o i modi in cui il mondo ci può aggredire quando siamo più vulnerabili, quindi nel momento, diciamo, del riposo. Ecco, quindi in questo contesto l'hotel o albergo è un luogo in cui si è protetti e ci si lascia proteggere appunto rispettando un patto. Noi quando entriamo in un hotel implicitamente ci stiamo impegnando a non vandalizzare, anche se poi appunto succede che erano famose soprattutto nei decenni passati le storie dei personaggi molto famosi, delle rockstar, degli attori, dei divi che mettevano a ferro e fuoco le stanze di albergo quasi come un'affermazione del loro essere fuori da quel patto orizzontale invece instaurato dall'ospitalità. Ecco quindi che però questo primo tratto legato a una storia antichissima nella struttura dell'albergo è già evidente. I primissimi alberghi, appunto, come dicevo, nascono nella Grecia antica ed erano dei luoghi per i pellegrini soprattutto, quindi stavano nei luoghi sacri, stavano a Epidauro, dove c'era il tempio, stavano a Olimpia, per esempio, dove ci si recava in occasione di feste, che erano feste religiose, spesso però anche manifestazioni sportive, appunto le prime Olimpiadi. Quindi la gente dalla Grecia andava in occasione di queste feste ad assistere a questi giochi, quindi si spostavano. Oppure per ragioni commerciali si potevano spostare, ma erano soprattutto appunto queste manifestazioni, come noi oggi per esempio ci possiamo muovere, non so, per andare a un festival. Ecco, era un po' l'equivalente di questo nella Grecia antica, però appunto con una componente anche religiosa, che rimane poi presente nell'idea della locanda anche per tutto il Medioevo, no? I pellegrini appunto hanno dei luoghi dove soggiornare e piano piano appunto dopo che appunto questi luoghi avevano comunque raggiunto anche una fama un po' equivoca, no? Perché effettivamente nel momento in cui appunto sono dei luoghi di passaggio, sono dei luoghi in cui si consumano le notti, no? Il momento più privato, più segreto e anche più equivoco forse della vita delle persone, gli alberghi diventano anche dei crocevia di malviventi, no? Dei posti che vengono attraversati da dei piccoli o grandi criminali. Ci sono
tantissime storie medievali, alcune per esempio si trovano anche nel Decameron, di persone che vengono aggredite mentre dormono in una locanda, di questi osti che rompono il patto della fiducia e che in qualche modo appunto approfittano della vulnerabilità degli ospiti, o anche appunto erano dei luoghi, anche a volte, questo anche nell'antica Roma, dove si registravano delle scene un po' dissolute, perché anche diciamo i costumi sessuali si allentano in questo contesto e molto spesso diciamo c'erano dei giri di prostituzione che allietavano, diciamo, per così dire, i soggiorni dei viaggiatori, no? Questa cosa diciamo poteva succedere, quindi una fama anche un po' equivoca si sovrappone a questo antico patto di lealtà, perché in effetti nel momento in cui l'ospitalità si basa su questo patto antico è interessante a livello narrativo, a livello di immaginazione, ma anche proprio alla prova dei fatti, indagare quello che succede quando questo patto si rompe o si incrina. E infatti molte storie di hotel famosissime, film e romanzi ambientati in hotel, hanno a che fare moltissimo con questo allentarsi del patto di fiducia, no? Con questo patto che si rompe, che si interrompe e che lascia spazio a qualsiasi cosa. Però, diciamo, per tornare al tema della mia ossessione per gli hotel, ora io non sono qui per parlarvi di me, del mio rapporto con gli hotel, anche se poi naturalmente se avete delle domande nella parte finale sarò sicuramente contenta di raccontarvi appunto qualcosa, se avete delle curiosità specifiche, perché io praticamente, fra l'altro, in realtà oggi un po' realizzo il mio sogno di passare moltissimo tempo in hotel, anche se sempre in hotel diversi, quindi non con quella stabilità del vivere sempre nello stesso hotel che avevo sognato da piccola, perché ci sono delle storie mitiche di persone, soprattutto di artisti, penso per esempio a Revel, penso a Sartre e Simone de Beauvoir, che vivevano in hotel effettivamente, che ci hanno vissuto per una gran parte della vita. Ci sono addirittura persone che si comprano delle stanze di hotel appunto come si comprerebbe un appartamento. Scusate, un'informazione tecnica, dicono che l'audio è un po' basso nei commenti, vedo, non so se si può risolvere questa cosa. Scusate, ho intanto visto il vostro commento e quindi vediamo se riusciamo a capire se si riesce a sistemare. Perfetto. E comunque appunto questa questione del rapporto con l'hotel, appunto secondo me, indagando nella mia ossessione, sono giunta alla conclusione che si dirami appunto al di là di quelle che possono essere state le mie esperienze biografiche, che sono interessanti fino a un certo punto, alcune sono un po' più interessanti, per esempio quelle relative al periodo in cui lavoravo per una maison di moda, cioè Valentino in realtà, che faceva le sfilate a Parigi e poi apriva uno showroom a Parigi per diverse settimane. Io, totalmente strana a quell'ambiente, per arrotondare durante il dottorato lavoravo per dei periodi in questa casa di moda e stavamo, anche se appunto io in realtà avevo casa a Parigi, però diciamo l'organizzazione era prevista perché noi potessimo essere sempre diciamo vicini allo showroom, quindi stavamo tutti in un hotel vicino allo showroom e ci abitavamo per settimane, ed era per me un'esperienza assolutamente inebriante. Oppure appunto la magnifica occasione che ho avuto nel tempo di incontrare persone che negli hotel hanno lavorato e di scoprire appunto tanti piccoli trucchi che si legano tutti, no? Questa idea dell'ospitalità come un modo di far sentire accolto e far stare al meglio la persona che arriva, dovendo però mantenere nel contempo una certa sorveglianza sui comportamenti. Per esempio una mia amica che ho incontrato per caso proprio ieri sera mi diceva che appunto lei si guarderà in differita questo incontro perché sarebbe stata in viaggio oggi, ma che lei ha lavorato per un lungo periodo in un hotel in Vaticano e aveva un compito molto delicato e molto specifico, cioè quello di osservare la gente durante la colazione per assicurarsi che non ci fossero degli intrusi, che è qualcosa di molto sottile, perché ovviamente lei doveva fare questa cosa mostrando una grande gentilezza, perché quello è il tono appunto che va mostrato agli ospiti dell'hotel, però allo stesso tempo era un'attività in cui lei doveva tenere sott'occhio quello che accadeva, e osservando naturalmente vedeva tutte le diverse persone, il loro modo di comportarsi durante appunto questo rito, solitamente così intimo, ma che in hotel si svolge in pubblico, che è la colazione, no? Perché questo è uno degli aspetti dell'hotel, cioè la permeabilità fra l'aspetto diciamo più privato, più intimo delle nostre vite, quello che normalmente viene confinato allo spazio che noi abitiamo, la casa, e vederlo trasformarsi in qualcosa che avviene in prossimità,
talvolta anche in contiguità proprio aperta, in una sorta di promiscuità con le vite degli altri, no? Noi siamo abituati a fare colazione, magari con i capelli un po' arruffati, magari in pigiama, magari in solitudine a casa nostra, o magari con qualcuno che può essere più o meno di passaggio, però diciamo nell'intimità della casa, in albergo scendiamo per fare colazione, che è fra l'altro uno dei momenti più amati normalmente della vita di albergo, da me per esempio è amatissimo, no? L'idea del buffet della colazione, però è una cosa che è un rituale che avviene immediatamente in pubblico e ci sono una serie di piccole accorgimenti, di piccole regole che vanno seguite, no? Non ci si può abbuffare troppo di questo o di quello, però allo stesso tempo abbiamo la tentazione, questo aspetto anche quasi che ci attira come dei bambini, no? Dal paese dei balocchi, no? Dell'abbondanza di tutto quello che è offerto. E allo stesso tempo il dormire, che è forse la cosa più intima e più profonda che noi possiamo fare, noi in albergo lo facciamo appunto in stanze che non sono la nostra stanza, su letti che sono letti su cui passano innumerevoli persone. E quindi, diciamo, la vocazione del buon albergo è quella di rendere intanto questo passaggio il più confortevole possibile, poi di cancellare continuamente le tracce dei passaggi altrui, che è l'aspetto forse più vertiginoso e forse anche più metaforico, no, della vita d'albergo. Cioè la vita in albergo somiglia, diciamo, in un certo senso a una forma di metempsicosi, no? È come se la stanza fosse un corpo che ospita continuamente diverse anime, diverse persone che tendono a lasciare il meno possibile delle tracce. Questo forse mi sono detta interrogandomi, che è una delle ragioni della fascinazione che io ravviso nell'immagine dell'albergo. Comunque questa fascinazione, direi che anche appunto facendo un sopralluogo, volando sopra tutta una varietà davvero vasta di storie, di libri e di film che sono ambientati in alberghi e quindi in cui l'albergo stesso assume, diciamo, una importanza, una rilevanza quasi di personaggio, io individuerei a grosso modo tre filoni, tre aspetti della fascinazione. Appunto, il primo è quello che vi dicevo, no? Questa cosa del passaggio, che ha un aspetto anche legato molto spesso alla frivolezza, nel senso all'idea che l'hotel sia qualcosa che noi leghiamo a un lusso, no? Proprio perché è un luogo in cui siamo coccolati, in cui c'è qualcuno che fa quelle mansioni che normalmente noi dobbiamo svolgere da soli, dal rifare il letto, al servirci la colazione, al rimboccarci le coperte, al pulire il bagno, tutte cose che nella vita quotidiana noi siamo chiamati, a meno che non siamo insomma straricchi, chiamati a fare normalmente. In albergo hanno delle persone che sono preposte a quella funzione specifica. Quindi c'è questo aspetto, diciamo, del lusso da un lato, l'aspetto del passaggio, l'aspetto della condivisione, no? Di aspetti umani della vita che avvengono solitamente appunto in maniera privata, che diventano improvvisamente pubblici, però mantenendo un legame, no? Con l'aspetto privato, che leghiamo anche proprio al benessere, alla comodità che in albergo possiamo sperimentare. E questo tipo di fascinazione in genere è legato a livello narrativo a dei personaggi piuttosto eccentrici, no? Personaggi che non si rassegnano a un'appartenenza domestica, diciamo, ad appartenere alla casa, a fare come gli altri, a vivere come gli altri. Cioè, chi vive in albergo, nei film e nei libri? Ci vivono appunto personaggi che sono un po' sopra le righe. E penso per esempio all'inizio di un classico romanzo degli anni 50 che introduce una figura che poi è diventata anche protagonista di un musical, di un film, e che è rimasta abbastanza impressa nell'immaginario collettivo, anche perché questo libro poi è stato riscoperto 50 anni dopo la sua prima apparizione e ripubblicato con un nuovo successo mondiale all'inizio degli anni 2000, che è Zia Mame. Zia Mame è la storia di questa bizzarra miliardaria zitella che in qualche modo riesce a modellare la vita secondo quelli che sono i suoi desideri, anche se poi si scontra sempre con l'attrito che la vita oppone a questi suoi tentativi. Però lei appunto è la zia di questo ragazzino che è cresciuto in un albergo, perché viene appunto da questa famiglia di miliardari e anche il padre è piuttosto eccentrico, anche se appunto molto più quadrato di Zia Mame, però diciamo il loro stile di vita è un po' eccessivo. E c'è questa scena all'inizio che vi volevo leggere, in cui appunto il padre muore e il bambino
che ha solo 10 anni, vive in questo romanzo, un romanzo umoristico, sulfureo, molto, molto divertente e anche molto arguto, anche abbastanza sarcastico su alcuni aspetti, appunto, di quello che è il conformismo della società americana dell'epoca, no? La storia inizia negli anni, alla fine degli anni 20, poi si va avanti, forse non anche alla fine, forse negli anni 20, poi si va avanti fino agli anni 50, però diciamo. La storia di questo nucleo familiare è tutta posta appunto sopra le righe, no? C'è un tono umoristico che pervade tutto quanto e c'è questa scena iniziale in cui il bambino, che è un ragazzino, vive quella che sarebbe una scena penosissima, in realtà lo è meno di quanto potrebbe esserlo perché nel racconto questo si inserisce nel percorso che porta questo bambino, questo ragazzino, a essere adottato in qualche modo da questa zia Mame che di materno ha molto poco ma che è una donna veramente sfavillante, spumeggiante, che gli insegna tutto quello che lui imparerà sulla vita. E quindi, diciamo, è un meccanismo narrativo finalizzato ad altro, quindi questa scena non è particolarmente cupa, anche se potrebbe essere, ed è la scena di questo bambino che vive il lutto, il momento della morte del papà dentro un albergo. Dice: appena papà partì per il posto che Nora, che è questa governante che lo assiste inizialmente, chiamava l'eterno riposo, gli omaccioni mossero alla volta del campo da golf e noi due tornammo in limousine all'Edgewater Hotel. All'arrivo Nora si cavò cappello e veletta e disse che potevo togliermi il vestito di Serge. Quindi mi comunicò che Mr. Gilbert, il socio di papà, stava arrivando con un altro signore e mi pregò di non allontanarmi perché dovevo firmare certi documenti, perché lui ovviamente ha ereditato una grande fortuna. Andai in camera mia per esercitarmi con la firma sulla carta da lettere dell'albergo. Quindi gli oggetti quotidiani di questo bambino sono gli oggetti appunto dell'albergo, quindi oggetti preposti normalmente al passaggio. Appena rimasti soli, Nora mi confermò che mi ero comportato proprio bene, che se volevo potevamo cenare nella Marine Room e poi magari andarci a vedere un film sonoro. E così mio padre uscì di scena. Il lapsus. Non c'erano gran valigie da fare. La nostra suite consisteva in un ampio soggiorno e due camere da letto, ma i mobili erano tutti dell'albergo. Gli unici bibelot appartenuti a papà erano due spazzole militari d'argento e due fotografie. Viveva come un beduino, viveva, continuava a ripetere Nora. Nora è questa donna molto pia di origine irlandese che si preoccupa tantissimo per questo bambino e che appunto, e anche per il suo padre che non c'è più, perché lei ha una visione della vita come dovrebbe essere, no? Seguendo dei binari molto molto precisi. E quindi in realtà il fatto che il padre del bambino abbia vissuto tutta la sua vita come se fosse di passaggio è qualcosa, io ho preso una botta al gomito, è una cosa che la preoccupa moltissimo, che le appare inaccettabile, no? Quindi un tratto dell'eccentricità dei personaggi che vivono in hotel è proprio questo. Beh, poi c'è anche un altro esempio di questo stesso filone, è il famoso film, non so se lo conosciate, Eloisa Natale, questo film Disney del 2003, che è tratto in realtà da un romanzo della fine degli anni 50 di Kate Thompson, che è stata una artista molto eclettica, che aveva creato questi romanzi su Eloise, questa bambina che abita al Plaza di New York. E questo è un film che appunto io ricordo di aver visto nella mia adolescenza e che mi deliziava, perché vedevi questa bambina che viveva dentro l'hotel e tutti i personaggi dell'hotel avevano un ruolo preciso all'interno della sua vita, quindi la quotidianità era tinta, no, da questo continuo scambio con appunto quelle che sono le strutture e le figure preposte appunto alla cura dell'hotel. E in realtà probabilmente a iniziare tutto questo filone è stato un romanzo che è uscito nel 1929, che in italiano è pubblicato da Sellerio, che inizialmente appunto uscì in tedesco e si intitolava Menschen im Hotel, cioè Uomini in Hotel, che è un romanzo di Vicky Baum. Vicky Baum è una scrittrice di origine tedesca, appunto, che poi si trasferì negli Stati Uniti e che scrisse questo romanzo nel 29, che in italiano è appunto tradotto con il titolo del film che ispirò, che è stato un film importantissimo della storia del cinema, ha vinto anche l'Oscar nel 1932 quando è uscito, che è Grand Hotel di Edmund Golding. E Grand Hotel, questo libro è appunto poi diventato film, racconta
la storia appunto di un grande hotel immaginario, immaginato a Berlino nei primi anni della Repubblica di Weimar, dove succede che si incrociano delle vite di persone che non sarebbero mai entrate in contatto se non fosse proprio per l'hotel, per la vita dell'hotel. E infatti una delle battute più famose del film è quella che dice: Grand Hotel è sempre lo stesso, gente che viene, gente che va, tutto senza scopo. Cioè l'hotel diventa una metafora della vita e anche dell'incrociarsi dei destini. E in particolare il fuoco, diciamo, la protagonista della storia è questa grande ballerina, Madame Grusinskaya, che è interpretata fra l'altro nella pellicola da una grande Greta Garbo, con un carisma incredibile che si sovrappone a no, quello di questa ballerina in declino, che va lì con l'intenzione di suicidarsi e poi in realtà fa una serie di incontri che la salvano dal suicidio, per cui rimane in vita e però si creano una serie di intrecci fra le vite e fra le intenzioni di tutti quelli che stanno in hotel, perché anche questo è un tratto interessante dell'hotel che lo rende una potentissima metafora della vita, cioè il fatto che in realtà nel momento in cui siamo in un hotel, in cui incontriamo altre persone in un hotel, ognuno di noi è lì per una ragione propria e diversa da quelle degli altri, no? In questo caso, però, appunto, il soggiorno si prolunga e nel film si vede benissimo, anche nel romanzo che è molto bello, si vedono benissimo tutti i vari ruoli, no? Delle persone che lavorano in hotel. C'è la scena iniziale del film, che è molto famosa, che è una scena in cui ci sono tutte le persone dell'albergo che telefonano, si vedono le telefoniste, si vedono quelli che stanno comunicando con casa, si vede questo fervere della vita, no? Questa vita che ribolle in un luogo di passaggio, in cui però appunto ognuno sta inseguendo quello che è il suo sogno, quello che è il suo incubo, come nel caso appunto della ballerina in declino che vuole uccidersi, c'è qualche piccolo truffatore, come l'uomo che lei incontra e che in qualche modo le salva la vita. Diciamo, ci sono tantissime storie, che sono tutte storie che arrivano all'hotel, quindi a condividere un'intimità. No, nel momento del passaggio, ognuna portandosi dietro il suo carico personale e anche tutti i suoi segreti. E diciamo, uno degli aspetti dell'hotel che vengono fuori appunto anche in questo delinearsi, no, degli hotel, degli eccentrici, dell'hotel come lusso e come luogo di osservazione delle vite degli altri, è proprio quello appunto di permetterci di guardare alla nostra vita e anche a quelle degli altri, spogliandoci di quelle che sono le convenzioni, le abitudini che fanno parte della nostra quotidianità. Quindi c'è un aspetto anche di novità e di rinnovamento nello sguardo che su di noi e sugli altri si apre nel momento in cui si varca la porta di un hotel. Questo lo sapeva molto bene un altro scrittore che passò una parte consistente della sua vita in hotel, nel senso che frequentò soprattutto nei suoi anni giovanili, con abbastanza solerzia, un certo hotel, che poi diventò anche l'ambientazione di una parte del suo romanzo, e che è Marcel Proust. Allora, non so se vi sia mai capitato di andare a Cabourg, che è una cittadina della Normandia molto bella, affacciata sul mare, e con questo grande hotel, che è un hotel appunto proprio dell'epoca dei grandi hotel, no? Un hotel Belle Époque completamente, che in realtà è il protagonista, appunto oggi è un hotel come gli altri, nel senso che è un hotel di lusso ovviamente, no? Un boutique hotel mi pare, e comunque lo troviamo su Booking, possiamo prenotarci una stanza, possiamo, sì, insomma è un po' caro, però insomma possiamo accedervi. E la cosa incredibile è che entrando in questo albergo, che come tutti gli alberghi ha appunto una reception, diversi receptionist, anche anzi i facchini che ti portano la valigia come gli alberghi di lusso, no? Con quei trabiccoli dorati che entrano negli ascensori, le persone che rifanno le stanze, quelli che si occupano della colazione, ma in realtà è molto strano, quasi come fare un salto spazio-temporale entrare in questo hotel, perché si tratta di uno dei luoghi anche di ambientazione di alcune fra le scene più importanti di uno dei romanzi più importanti di sempre, ovvero Alla ricerca del tempo perduto. Al Grand Hotel di Cabourg, infatti, Proust aveva soggiornato effettivamente per diversi anni, c'era stato.
Fino a quando a un certo punto non scoppia la prima guerra mondiale e l'hotel diventa un ospedale di emergenza per i soldati feriti, quindi non ci può più andare. Ma in realtà appunto lui abitò per diverse estati, perché appunto erano gli anni in cui si facevano queste villeggiature anche molto abitudinarie. L'idea del viaggiare era molto diversa, no? In questi primi anni del Novecento, fine Ottocento, in cui appunto si facevano delle villeggiature lunghe e preposte soprattutto al riposo o comunque all'andare in posti in cui appunto l'aria fosse benefica. E Proust, che era asmatico, dice, naturalmente beneficiava della salsedine di Cabourg, che nel romanzo trasforma appunto nella cittadina di Balbec, un nome immaginato che si inventa lui, però appunto la sua stanza a Cabourg, nell'hotel in carne e ossa, diciamo, nell'hotel in muratura vero e proprio che si affaccia appunto sulla spiaggia. Esiste, è la stanza 414 ed è stata riarredata. Beh, chiaramente l'albergo ha attraversato diversi cambiamenti nel corso di questo secolo passato, però è stata riarredata con dei mobili dell'epoca e si può appunto andare a visitarla, mentre le altre insomma hanno dei mobili più moderni. Però ecco, lui lì ambienta alcune scene importantissime della ricerca del tempo perduto. Beh, intanto crea un personaggio piuttosto indimenticabile, uno dei personaggi più buffi, più divertenti della Recherche, che è questo direttore dell'hotel di Balbec, che è un uomo che sarà protagonista, fra l'altro, di un intrigo amoroso nel corso della Recherche, ma sempre con questo tratto molto umoristico. Perché umoristico? Perché è un elegantone al di fuori, cioè lui è il massimo dello snob, è uno che parla usando parole di cui non conosce neanche bene il significato, pur di darsi un tono, che ha una valutazione estremamente snobistica di tutta la sua clientela, perché è un uomo di mondo, in effetti. Ha visto passare un sacco di persone, però in realtà si colloca anche lui in un'orbita un po' eccentrica, perché la sua educazione se l'è fatta da sé, no? Semplicemente osservando le persone. Poi in realtà gli capita di essere particolarmente perspicace, talvolta sorpresa, ma naturalmente è molto difficile mettersi di fronte allo sguardo di uno che ha visto passare così tante persone e che ha una visione delle cose così personale, che però, se ci fate caso, è un tratto tipico del concierge, diciamo, da albergo letterario cinematografico, no? L'idea di qualcuno che ha, come dire, un'attitudine quasi cinica alla vita, perché è abituato a valutare gli esseri umani vedendone delle cose che altri, con cui magari quegli stessi esseri umani hanno dei rapporti più intimi, no? Più di amicizia, non rivelano mai, no? L'idea che ci sia qualcuno che ha un legame con la nostra vita segreta, che è il suo lavoro in realtà, no? E che quindi gli offre una capacità di valutazione che è molto ambivalente. E in questo caso, appunto, Proust lo prende, è un personaggio anche un po' appunto umoristico, se vogliamo, anche un po' irriso proprio per il suo modo di parlare, di esprimersi, per le sue posture, per una sua pomposità che poi nasconde in realtà la sua omosessualità che verrà fuori poi più avanti nel corso del romanzo. Però effettivamente è un personaggio notevolissimo perché in realtà ha qualcosa di infallibile, no? Anche se si sbaglia su tante cose, conosce gli esseri umani. E l'altro momento bellissimo in cui è protagonista della Recherche l'albergo di Balbecco, ovvero questo grand hotel di Cabourg, è il momento in cui Proust ci ritorna, cioè non Proust, diciamo il personaggio, il narratore, ci ritorna, no? Ci ritorna dopo esserci stato l'estate precedente con la nonna che era già un po' malata, un po' anziana, questa nonna che accompagnava il nipote, appunto, che soffriva di asma, come il vero Proust, e veniva accompagnato appunto in vacanza a respirare l'aria buona da questa brava nonna, che lui ama moltissimo, che a un certo punto muore e lui non riesce a soffrire. Passa un anno intero e lui non riesce a soffrire per la morte di questa nonna. Quando riesce a soffrirne? Quando torna in hotel e gli viene riassegnata la stessa stanza e lui si ricorda nel momento in cui sta facendo un gesto quotidiano, come quelli che appunto facciamo in hotel, perché in hotel ci vestiamo, ci svestiamo, eccetera, eccetera, si sta allacciando uno stivaletto e in quel momento si ricorda di un gesto della sua nonna, e da quel momento la presenza di lei e quindi la sua assenza gli arrivano fortissimo. Questo è forse il cuore più profondo di tutta la ricerca del tempo perduto, questa parte che si chiama l'intermittenza del cuore, che ci racconta in un modo, è molto più famosa la scena della Madeleine, naturalmente, ma in realtà questo è uno di quei momenti in cui il passato e il presente tornano a sovrapporsi.
come poi succede appunto con la pietra sul selciato che lo riporta al ricordo di Venezia, come succedeva appunto con la Madeleine, quindi un attivarsi della memoria involontaria in cui diciamo il nostro ricordo è come se prendesse vita propria, è come se il passato e il presente si trovassero a sovrapporsi in una maniera talmente intensa, talmente intricata che noi non sappiamo più se siamo nel presente o nel passato, e poi quando torniamo a saperlo ci rendiamo conto dell'abisso, no? Del tempo perduto che però casualmente abbiamo ritrovato grazie a un istante così quotidiano. Ecco, quel momento lì è un momento veramente centrale dell'opera e si svolge proprio in albergo, e io penso che questo faccia molto abbia molto senso rispetto a un altro tema, appunto, che l'albergo, un altro tema esistenziale che l'albergo risveglia, che è il tema della nostalgia. In albergo appunto ci si passa, no? Si è di passaggio, e quando ci si ritorna è come se quel nostro io che era stato di passaggio nelle stesse stanze, nella stessa hall, alla stessa reception, in qualche modo si risvegliasse, ma in una maniera che non gli permette di tornare davvero indietro nel tempo, no? Perché il fluire del tempo e il passaggio sono la natura stessa, l'essenza stessa del soggiorno in albergo, e quindi questa distanza temporale si sente con particolare acutezza. E infatti non sarà un caso che molta filmografia e letteratura nostalgica si lega proprio a questo aspetto dell'albergo, che fra l'altro soprattutto nel cinema emerge molto molto bene. Penso per esempio a un film famoso che all'epoca fu accolto anche come un film molto noioso, in realtà un film secondo me molto interessante, abbastanza cervellotico, che è L'anno scorso a Marienbad di Alain René, che è ispirato alla lontana a un libro stranissimo e meraviglioso che è L'invenzione di Morel di Bioy Casares, di questo scrittore argentino che è un po' diciamo l'alter ego di Borges per certi versi, nel senso che anche lui ha un'immaginazione fantascientifica iper e fantastica, iper produttiva, e in questo libro le dà sfogo. E in realtà L'anno scorso a Marienbad è molto più orientato all'intimità rispetto alla trama dell'invenzione di Morel, ma racconta proprio di uno sfuggente ricordo di un soggiorno in questo hotel in una località termale, no? Gli hotel delle località termali sono particolarmente forti e importanti come presenza nella nostra immagine dell'hotel, perché sono hotel immensi, perché appartengono all'età d'oro dei grand hotel, appunto questa belle époque che poi ritroviamo in tantissimi hotel di film. Per esempio penso all'hotel dove soggiorna Aschenbach nella Morte a Venezia, no? Al Lido di Venezia. Quindi questo immaginario di decadenza, no? Si lega. Perché? Perché sono hotel che risalgono, che rispondono proprio a un'epoca, a un tipo di turismo, che è quello della vecchia Europa che sprofonda e finisce con la Prima Guerra Mondiale. In un certo senso anche il sanatorio della Montagna Incantata è un po' un hotel di questo tipo. E infatti non sarà un caso che Wes Anderson, che è un regista molto attento al tema della nostalgia, abbia ricostruito, proprio prendendo spunto da uno di questi hotel, che è l'hotel Pup, che stava in quella che si chiamava anticamente Carlsbad e poi Karlovy Vary, cioè questa cittadina della Repubblica Ceca che a sua volta è una cittadina termale, quindi uno di quei luoghi in cui la gente andava alle terme, quindi soggiornava per lunghi periodi in hotel. E c'è questo grand hotel Pup, che fra l'altro compare anche lui stesso, anche se nell'ambientazione del film dovrebbe trovarsi, mi sembra, in Serbia o in Montenegro, però compare in un film di 007, Casino Royale, e compare, diciamo, trasfigurato anche in Grand Budapest Hotel, che è questo grande film nostalgico ispirato non per caso, fra l'altro, a un romanzo diciamo autobiografico di Stefan Zweig, il grande scrittore austriaco che inizia a scrivere negli anni 30 e poi verrà pubblicato postumo dopo la sua morte nel 42-43, questo libro di ricordi, no? Il mondo di ieri, ricordi di un europeo, un libro già nostalgico nel titolo, e l'atmosfera, l'ha dichiarato proprio Wes Anderson, che lui ha ispirato l'atmosfera del suo hotel a quello che si respira dentro quelle pagine, no? Che raccontano un po' la fine dell'impero austro-ungarico, perché appunto ci si avvicina a un momento in cui il Novecento, diciamo, sbriciola anche quello stile di vita
E anche una serie di gerarchie che effettivamente potevano, ci appaiono anche con la nostra sensibilità di oggi, particolarmente ingiuste, no? Rispetto a una distinzione, una forbice spessissima fra ricchi e poveri, che oggi fra l'altro si sta riproponendo, ma teniamo fuori questo tema, però diciamo è qualcosa anche di molto interessante a livello sociale, ma che racconta appunto un mondo in scomparsa, un mondo in sparizione. Anche appunto l'hotel di Balbec, di Proust, del narratore della recherche, anche quello stava andando verso il suo destino di diventare un ospedale d'emergenza, no, per i soldati. Quindi, diciamo, l'idea della fine di un mondo, l'idea del tempo che passa, l'idea di questo trasformarsi delle cose sotto l'erosione del tempo è presentissima nell'hotel proprio perché, oltre al brulicare, l'intrecciarsi di destini, no, e questo aspetto lussuoso della vita dell'ospite, c'è anche questo aspetto, no, del passaggio che si lega immediatamente al passato. Fra l'altro, una cosa buffa, un aneddoto buffo su questo hotel di Grand Budapest Hotel è il fatto che in realtà ispirati gli interni a questo hotel Pup siano stati però girati dentro un altro non luogo, cioè questi grandi magazzini tedeschi a Görlitz, una cittadina della Germania, in cui questi grandi magazzini erano dismessi e poi dopo il successo del film sono tornati in attività. Anche questo è abbastanza buffo, però ci dà l'idea e la misura, no, di questa nostalgia per qualcosa che sta finendo. E poi c'è una terza ragione di fascinazione per gli hotel, con questa insomma vorrei un po' chiudere il mio percorso, poi lasciare la parola a voi, ovvero l'aspetto diciamo orrorifico, no? L'hotel è un luogo anche di storie di paura o di storie di delitti. Penso anche l'ostello, se per questo, no? C'è tutta la serie Hostel che è terrificante, che, no, racconta questo appunto nel mondo più spartano, diciamo, degli ostelli. Ma c'è una tradizione molto antica che lo lega proprio all'hotel, no? All'albergo. Molto antica nel senso che appunto risale a quelle storie di briganti, quelle storie medievali di pellegrini depredati da delle persone disoneste che alignano nella vita dell'hotel e che in realtà, appunto, ci dicono un altro aspetto, no, del fascino dell'hotel e anche del perturbante che se ne sprigiona, ovvero il fatto che, siccome l'ospitalità dell'hotel si basa su un patto reciproco di fiducia, nel momento in cui quel patto è rotto, che cosa succede? Ne succedono di cotte e di crude. Tra l'altro, c'è anche una storia cupa di hotel, diciamo, nella realtà, una storia di hotel teatro di eccidi, di violenze tremende. Penso per esempio all'Hotel Meina, no? Dove accadde nel 1943 una cosa tremenda, furono trucidati degli ebrei che venivano da Salonicco, che erano arrivati fino a lì, e che appunto questo era un hotel lacustre, un hotel di lago del nord Italia, quindi un posto edenico, e però in realtà è stato il teatro dei fatti terrificanti. Ma appunto ci sono poi anche delle storie in cui in realtà, ora io volevo parlarvi più che altro appunto di immaginario, quindi parliamo di film e di libri che raccontano questo. Beh, diciamo, sicuramente Agatha Christie, che è la grande giallista, e fra l'altro lei, come anche Stephen King, di cui vi parlerò fra poco, fanno parte di questa genia, di questa tipologia di autrici, di autori, di scrittori che sanno trasfigurare i luoghi del divertimento, i luoghi della quiete, i luoghi che sono considerati, diciamo, in qualche modo tranquilli, e rivelarne un lato oscuro, no? Proprio perché vedono appunto l'intrecciarsi di storie in questi luoghi. Quindi, così come Miss Marple, ma anche lo stesso Poirot, molto spesso si trovano a dover indagare su dei delitti che a sorpresa avvengono nella tranquillità, nella serenità apparente di viaggi, crociere, viaggi in treno, insomma, dei luoghi in cui teoricamente non dovrebbe succedere niente di male. Naturalmente c'è anche un ruolo giocato dagli alberghi e c'è una storia tutta legata a un hotel di Londra, che è un albergo edoardiano molto elegante, che si chiama Miss Marple Albertram Hotel, che è proprio una storia d'albergo, un giallo d'albergo. Ma la stessa Agatha Christie effettivamente passava tantissimo tempo, lei da viaggiatrice, anche appunto per sue ragioni, anche ragioni sentimentali, ma anche probabilmente di sua ispirazione, lei tutta la vita viaggiò moltissimo, e quindi ci sono degli alberghi in cui veramente lei ha scritto. Poi lei era molto rapida nella scrittura, quindi anche lei, come Proust e come poi vedremo Stephen King, trae nell'albergo una forte ispirazione. Quindi c'è questo albergo famoso, il Pera Palace, che sta a Istanbul, che è un albergo dove lei ha soggiornato e ha scritto
scritto a sostegno sull'Orient Express, quindi un romanzo ambientato proprio appunto anche in quei paraggi e in cui chiaramente l'ispirazione dell'albergo è qualcosa di forte, e fra l'altro la sua camera è diventata una sorta di museo anche lì, no? Questa è la camera 411, mentre quella mitica di Proust è la 414. Sono queste camere che anche qua è molto buffo, no? Perché il numero di camera è qualcosa che viene assegnato casualmente, e pensare che a volte poi queste stanze diventano dei piccoli mausolei, dei piccoli musei, perché lì succede qualcosa di creativamente importante. Oppure c'è anche Assassino sul Nilo, lei lo scrisse in un hotel sulle cataratte sul Nilo, appunto in prossimità dell'ambientazione, e anche lì appunto c'è questa stanza che è rimasta famosa. Quindi diciamo, ci sono questi alberghi che sono rimasti legati al passaggio di qualcuno che ha lasciato un segno. Quando si rompe il patto di fiducia, quindi quando succede qualcosa di male, appunto l'immaginazione autoriale sull'albergo si può scatenare. Un altro albergo famoso, qua stiamo parlando di un albergo di film, è quello del Portiere di Notte, un film di Liliana Cavani del 74, mi pare, che è un albergo di Vienna in cui si rincontrano, guarda caso, perché anche lì la casualità degli incontri fa sì che poi possano succedere delle cose impensate, impensabili, in cui questo patto di ospitalità è impossibile, no? E lì si rincontrano un ex aguzzino nazista e una donna ebrea che è scampata al campo di concentramento. E si crea fra di loro un gioco molto sottile, molto masochistico. È un film molto, molto forte, molto denso, anche molto pesante nel mostrare appunto l'estensione a cui può arrivare, no? Il male nei rapporti di forza. Beh, poi c'è naturalmente il famoso motel Bates di Psycho, che è un motel in cui, diciamo, nessuno di noi ha la sensazione nel momento in cui la protagonista Marion, vabbè, poi la storia è talmente famosa che noi la sappiamo già, quello appunto anche nel romanzo di Robert Bloch da cui è tratto, diciamo, è molto forte, no? L'immaginario perturbante di questo hotel, e Hitchcock poi ci gioca ancora di più sul fatto che ci sia in questo albergo qualcosa che non va. Già soltanto il fatto che lui, il Norman Bates, diciamo che è il titolare dell'hotel, riceve i clienti in questa stanza piena di uccelli impagliati che proiettano delle strane ombre, è qualcosa di molto inquietante, e poi appunto rompe il patto di ospitalità perché lui ha praticato un buco dietro la doccia della stanza che assegna alle belle ragazze, e appunto in questo caso a Marion, e quindi spie l'intimità dell'hotel, che invece dovrebbe essere qualcosa che l'albergo protegge, ma questo non succede in quel caso. E fra l'altro quella doccia è particolarmente squallida, cioè chiunque sia un viaggiatore di hotel sente un brividino per lei quando entra in questa doccia con queste piastrelle che hanno qualcosa anche nel bianco e nero, anche se sembrano pulite, ti danno un po' quell'idea di quell'impersonale che sfocia nell'inquietante, no? Che molto spesso sfioriamo quando ci troviamo ad andare in albergo. Per chiudere questa carrellata, una delle situazioni in cui probabilmente si riassumono tutti e tre questi aspetti del fascino dell'hotel, e in cui l'hotel diventa un vero e proprio trampolino di lancio anche proprio su una riflessione su quello che è la letteratura e il suo potere, è un altro famosissimo hotel, cioè l'Overlook Hotel di Shining. Shining, il romanzo di Stephen King che lui scrisse, che fu il suo terzo grande successo, non lo scrive ancora negli anni 70, esce nel 77, mi pare, diventa un romanzo di enorme successo. È un romanzo che lui scrive appunto quando era, per cui l'ispirazione gli viene quando lui era nell'anno della pubblicazione di Carrie, il suo primo successo, e si trovava in quel periodo a vivere in Colorado con sua moglie Tabitha, e stava scrivendo in realtà un altro libro, ambientato, guarda caso, in un parco divertimenti, dove poi tornerà perché ci sono anche diversi altri suoi libri, per esempio penso a Joyland, che sono ambientati in parchi di divertimenti, ma in realtà appunto in quel momento lui non era soddisfatto di questa ambientazione, no? Quindi un luogo ludico trasformato in luogo dell'orrore, ma non lo soddisfaceva. A un certo punto, poi nelle varie interviste che ha dato su questa storia, che è entrata un po' nel mito, da diverse versioni del fatto, però a un certo punto gli viene consigliato da qualche locale, no? Da qualcuno che abitava da quelle parti, di andare con Tabitha in questo hotel, questo Stanley Hotel. Stanley era un signore, era un magnate delle automobili, che aveva costruito questo hotel e aveva vissuto lì all'inizio del Novecento, nel 1909 più o meno, e aveva abitato lì per diversi anni con questa sua moglie Flora, che era lì anche lei per respirare aria buona. C'è sempre questo
questa contiguità con il sanatorio sempre presente. E questo hotel era diventato un hotel grandissimo e erano successi diversi incidenti legati appunto al rifornimento energetico di un hotel così grande, che poi era stato uno dei primi a essere dotato di una rete elettrica, ma insomma era assurdo in un certo senso all'onore delle cronache per delle cose non piacevoli, però era un hotel affermatissimo e grandissimo. E cosa succede? Che loro vanno lì in questa serata del 74, la stagione estiva sta finendo e quindi questo hotel, che non era riscaldato, era talmente grande appunto che non ci si poteva permettere di riscaldarlo anche d'inverno, stava per chiudere. Era un hotel che rimaneva aperto soltanto nella stagione estiva e lui in quel momento, appunto, questo hotel ha 140 stanze, insomma è un hotel estremamente, estremamente grande, e Stephen King in quel momento poi racconta in vari modi, cioè dice di aver visto un bambino di 3 anni che gli ricordava suo figlio nel corridoio, oppure dice di aver sentito dei rumori che l'hanno in qualche modo instradato verso l'idea di scrivere. Ma in realtà quello che viene fuori nella maniera più coerente da tutte le interviste in cui ho parlato di questo momento, di questa notte nell'hotel, in questa stanza 217, è che lui si è trovato nell'hotel nel momento in cui la vita che lì ribolliva stava per finire, no? Lui si è trovato sull'orlo di quello che stava per succedere. Quindi quando gli è accaduto di pensare, ma pensa se qua in questa vasca da bagno, dietro la cortina, la tendina della doccia, fosse stato ucciso qualcuno, cosa sarebbe successo? Dice che lui in quel momento ha già concepito tutto il romanzo, e l'ha concepito appunto proprio perché si trova probabilmente in un hotel alla vigilia della chiusura, no? Quindi questo aspetto nostalgico di qualcosa che finisce, quindi questo aspetto del passaggio, che poi viene mostrato molto bene nel libro e anche nel film, che però in realtà il famoso film di Shining, Kubrick lo girò tutto in un set ricostruito, non allo Stanley Hotel, che questo fatto curioso, lo Stanley Hotel è in realtà lo scenario di un altro film che, diciamo, con l'orrore c'entra molto poco, che è Scemo è più scemo, quello con Jim Carrey, ecco, è girato allo Stanley Hotel, mentre invece appunto il film di Shining è girato in un set ricostruito, e tanto che Stephen King ci rimase molto male quando seppe questa cosa. Però appunto l'aspetto dell'hotel come luogo in cui c'è da mangiare in abbondanza, questo aspetto appunto del passaggio di tante persone, nel momento in cui si svuota diventa ancora più evidente, e nel romanzo è fortissimo e si lega appunto a questo aspetto appunto di nostalgia, del fuggire del tempo, perché poi anche la trama horror di Shining ha a che fare con un passato che in qualche modo si risveglia. E in tutto questo, quindi, appunto c'è tutto questo legame anche appunto con il patto di fiducia che si rompe, perché l'ospitalità è impossibile in un mondo in cui il tempo e il passare del tempo rendono insensato, no, il mantenere fede a questo patto di fiducia. E allo stesso tempo si innesta in tutto questo immaginario, perché Shining è soprattutto questo, il tema dell'ossessione. Shining è un romanzo sull'ossessione come dipendenza, ed è l'ossessione letteraria di Jack Torrance, che vuole scrivere, che è uno scrittore, che sente questa spinta fortissima, questa conflittualità con la sua ispirazione. Questo è un tema che ritorna spessissimo in molti romanzi di Stephen King, o naturalmente in Misery, ma anche per esempio nella Metà Oscura. Insomma, è qualcosa di molto molto forte per lui nella sua ispirazione, ed è qualcosa che ha moltissimo a che fare probabilmente anche con il modo in cui lui è diventato uno scrittore di successo iperprolifico, e con la dipendenza, no? La dipendenza quindi dalla letteratura e da qualcosa che, da un eccitante. Nel caso di Stephen King furono alcol e droghe, nel caso di Jack Torrance è più che altro l'alcolismo, che è un tema contro il quale che ha una presenza fortissima nel romanzo, un po' meno nel film, no? Nel film lui sembra semplicemente in maniera un po' più gratuita diventare pazzo, ma nel romanzo c'è fortissima questa idea della lotta contro quelle che sono le debolezze in un luogo che è pensato per ospitare le debolezze di chi è di passaggio, come se l'energia di tutto quello che è stato depositato lì rimanesse in qualche modo. Ecco, questa mi sembra una metafora potentissima di quello che fa la letteratura. I libri che noi leggiamo, le storie in cui entriamo, ma anche i film, tutto l'immaginario, qualcosa in cui noi entriamo di soppiatto per starci, per essere ospitati, no? Per ricevere quell'aspetto anche rassicurante dell'ospitalità, e in cui però troviamo tutti dei
concentrati di energia, di parole, di sensazioni che sono stati depositati lì da chi c'è stato prima di noi, da chi le ha scritte, da chi le ha immaginate, ma anche da tutto quel coro di lettrici, di lettori, di spettatrici, di spettatori che ci lasciano in eredità, diciamo, quel piccolo posto nel cuore delle storie. Quindi io credo che la mia fissazione per i romanzi da leggere, da scrivere e per gli hotel siano apparentate. La cosa che ho scoperto lavorando su questo piccolo percorso di ossessione, sull'ossessione, e non so se anche qualcuno di voi si è riconosciuto o ha trovato qualcosa di simile dentro di sé, no? Qualche risposta simile al perché magari vi piacciono o non vi piacciono gli alberghi, ecco, magari perché vi spaventino, vi inquietino, perché so che ci sono anche persone che ne sono un po' atterrite. Ecco, io a questo punto vorrei lasciare parole ai commenti che sto vedendo, sono contenta che si sia risolta la questione dell'audio e vorrei chiedervi, sì, qualcuno cita sì, Morte a Venezia e anche Otto e mezzo di Fellini, certo, anche lì naturalmente, ma diciamo che gli hotel nel cinema sono un serbatoio di ispirazioni grandissime. Ecco, io non so se avete qualche domanda da farmi, sono felice di rispondere e anche se volete condividere, magari nei commenti, cosa a voi piace degli hotel e qual è la prima cosa che fate magari quando entrate in un hotel? Io la prima cosa che faccio è assaggiare la consistenza di tutti i cuscini e del letto, anche quando magari devo, perché che spesso mi capita per lavoro di poter passare in hotel a lasciare solo la valigia e poi dovermene andare immediatamente, però per me è importantissimo sapere che letto mi aspetterà e poi un'altra cosa che faccio sempre invece quando vado via è fare una foto alla stanza. Infatti il mio telefono ha la memoria strabordante. Ecco, non so se avete delle curiosità o se volete condividere i vostri piccoli rituali da hotel, che naturalmente l'idea della ritualità, anche appunto in questi contesti di passaggio, è proprio legata al tentare di fermarlo un po', no? Invece questo tempo che corre, che scorre. E se avete qualche curiosità in più, qualcosa che volete dire, io insomma adesso vi lascio un attimo di tempo per aggiungerlo nei commenti. Ecco che stanno arrivando dei commenti. Ah, bello! Allora, qualcuno dice: gli alberghi ora la dimensione del sesso in qualche modo è straordinario. Beh, è verissimo, sì, questo appunto fa parte proprio di questo immaginario antico, no? Quando dicevo che nell'antichità c'era questo aspetto, diciamo, proibito, no? Che era legato all'hotel, perché appunto è un luogo di evasione dalla vita quotidiana e dalla vita che siamo abituati a svolgere. E diciamo che gli alberghi ora in letteratura e nel cinema meriterebbero una trattazione a parte, però sicuramente qualcosa di interessantissimo anche questo, e ha a che fare proprio appunto con l'evasione dalla quotidianità, no? Quella cosa che affrontavamo al primo punto, diciamo, no? Come appunto le figure di eccentrici che vivono in hotel, anche chi va in hotel a fare l'amore va a farlo in una dimensione che è diversa da quella appunto della vita di tutti i giorni. E poi un'altra domanda che mi sembra molto interessante. Spesso in letteratura troviamo delle descrizioni ambientali che ci parlano di un personaggio. Leggiamo di una stanza, ma sappiamo che l'autore ci sta dicendo qualcosa di chi abita quella stanza. Dal momento che la stanza di un hotel è di tutti e di nessuno, si può applicare una logica simile? PS, io ho l'ossessione per il caffè e la prima cosa che faccio è cercare una macchinetta per prepararlo. Sì, anch'io adoro quando ci sono le macchinette per prepararlo e me lo preparo sempre. Amo ancora di più quando c'è proprio il bollitore e il caffè solubile. Ma effettivamente questa domanda che fa Eleonora secondo me è molto interessante, cioè è vero che in effetti l'abitare una stanza, il modo in cui la teniamo, il modo in cui ci stiamo dentro, dicono tantissimo di noi, il modo in cui gestiamo lo spazio è qualcosa di estremamente significativo. E secondo me questo vale tantissimo per le stanze di hotel. Sempre la mia amica che ho incontrato ieri, quella che vi dicevo prima, che sorvegliava appunto le colazioni dell'hotel, mi raccontava anche che doveva fare attenzione a supervisionare il modo in cui le stanze poi venivano lasciate. No? E anche lì io penso che nel modo in cui le persone lasciano una stanza di hotel e in cui ci stanno dentro ci sia tantissimo. Io, per esempio, devo confessare, anche se forse c'è qualche esperto di psicologia comportamentale che ne trarrà delle conclusioni poco lusinghiere,
Per esempio io quando sono in hotel faccio tantissimo disordine perché mi sento più a casa, però poi quando vado via sono anche una di quelle che rifanno addirittura il letto perché mi sembra, non so, una forma di rispetto. È una cosa totalmente inutile perché poi comunque il letto verrà cambiate le lenzuola, però comunque continuo a farlo ossessivamente. Poi qualcuno scrive, io la prima cosa che faccio è vedere che tipo di saponi ci sono, le amenities, beh, questo è naturalmente bellissimo ed è bellissimo quando ci sono dei saponi che ti piacciono, quelli con quel profumo di sapone di albergo che è così particolare, perché anche non abbiamo parlato dell'aspetto olfattivo che vedo viene fuori anche da un altro commento, Carmen, la prima cosa è sentire l'odore della stanza, se mi piace, se sa di pulito, se sa troppo di pulito, questo un po' mi rimane nella mente anche quando quello stesso odore non lo sento più, a te succede? Tantissimo, tantissimo. Io ho una memoria olfattiva pazzesca per gli alberghi, per le metropolitane delle varie città, e secondo me ognuno ha un suo odore specifico, e anche per gli alberghi. Ci sono gli alberghi, per esempio, spesso per esempio in Francia ci sono ancora degli alberghi con la moquette a terra ed è terribile perché è qualcosa che trattiene, un odore sta sempre di fumo, chissà quando ci hanno fumato eppure rimane, no? A meno che non siano degli alberghi super lusso in cui la moquette è risplendente, viene continuamente trattata, però sì, questa cosa è fortissima ed è vero che l'eccessivo odore di pulito di certi alberghi è quasi disturbante, ma soprattutto io ho molto presente l'odore delle lenzuola degli alberghi, spesso molto, molto forte. Qualcun altro scrive, grazie, molto interessante, grazie a te. Io di solito appena arrivato in hotel controllo il panorama dalla finestra, certo, anch'io, è una delle prime cose che faccio, non la primissima, ma lo faccio presto. Spesso appunto la finestra è chiusa e poi quando la apri scopri che vede un muro. Questo succede spesso quando la finestra è chiusa con le persiane, non so se già avete fatto caso. Se invece è un hotel con una vista bellissima, raramente la finestra sarà chiusa. Qualche mese fa sono stata in un hotel molto particolare in Spagna. Dopo la stanza da letto si apriva una veranda a due porte vetrate, al centro della quale c'era una poltrona molto larga. Bellissimo, no? Questo non mi è mai capitato, ma spero di andarci. Chissà che posto è questo posto della Spagna, mi piacerebbe moltissimo andarci. Poi. L'hotel, dice Miki, è un luogo neutro, ma può diventare un catalizzatore di esperienze che accomunano le persone. Assolutamente, e questo appunto è uno dei principi più letterari della fascinazione per l'hotel. Nella mia gioventù, continua sempre lui, ho trascorso un paio di estati come animatore in hotel, sono state esperienze incredibili. Tra l'altro conobbi Vittorio Caprioli e Franca Valeri, no vabbè, questo è meraviglioso, questo aneddoto. Sì, perché poi un altro settore a parte sarebbero anche, no, le celebrities in hotel, che alla fine hanno spesso dei trattamenti diversi, perché magari stanno in suite, in camere che magari noi comuni mortali non ci possiamo permettere, però in effetti lì si è. Ciao, anche se ci sono delle differenze sociali che vengono a volte esaltate dall'aspetto, diciamo, capitalistico dell'hotel, però in realtà si è un po' tutti nella stessa situazione, un po' tutti nella stessa barca, e questo secondo me è anche interessantissimo. E poi Daniela dice: a me è venuto in mente il film di Sorrentino, Le conseguenze dell'amore, dove lui si innamora della ragazza del bar dell'hotel. È vero, verissimo, sì, anche lì. E fra l'altro, in un percorso appunto di profonda solitudine esistenziale di lui, di smarrimento, esaltata dalla provvisorietà del suo stare in hotel, no? E quindi questa familiarità che si crea con qualcuno che, come dire, è lì per assistere a soltanto dei brevi passaggi, è anche quello qualcosa di estremamente significativo. Io penso anche a un esempio, diciamo, un po' meno autoriale, cioè in Pretty Woman, quando c'è lei, Vivian, che rimane a vivere per un periodo in hotel, uno dei motivi per cui adoro quel film, perché mi piaceva tantissimo l'idea di all'improvviso trovarti a abitare in un hotel, e con il concierge si crea un'alleanza fortissima, no? E che diventa una vera e propria amicizia. Poi dice Elisa, Eleonora dice grazie, ma grazie a te. Poi Elisa dice, oh Charlotte se ne deve andare, spero di trovare questo posto in Spagna che dicevi. Elisa dice, tra i romanzi più belli letti negli ultimi tempi ce n'è uno che è ambientato completamente in un hotel, il Metropole di Mosca, un gentiluomo a Mosca di Amor Towles. Ma sai che non l'ho letto, ma me lo leggerò sicuramente, grazie per il consiglio, penso a nome di tutti gli appassionati di alberghi che ci stanno seguendo, grazie, me lo leggerò senz'altro. Ci sono altri commenti che ricarico. Grazie
Mi sembra che non ce ne siano ulteriori. Non so se qualcun altro vuole aggiungere ancora qualcosa. Grazie per i vostri commenti. Non sapete che gioia mi dà aver parlato per un'ora di hotel con voi e aver sentito anche un po' dei vostri rapporti con gli hotel. Secondo me, appunto, c'è qualcosa di molto rivelatore, proprio del modo in cui siamo abituati, in cui ci abituiamo a stare al mondo nel nostro rispettivo rapporto con gli hotel. Se c'è qualcun altro, aspettiamo ancora un paio di minuti, e se no, appunto, vi saluto, vi ringrazio tantissimo per aver seguito questa chiacchierata. Spero, grazie per gli spunti. Tantissimo, grazie per gli spunti che avete dato nei commenti. Spero di avervi dato anche qualche spunto di riflessione sugli hotel. Ora, qua stiamo registrando, cioè stiamo registrando e performando, diciamo, non so come dire, questo incontro nella scuola Holden, che è una scuola di scrittura, e questo mi fa venire in mente che, appunto, magari per qualcuno di voi potrebbe essere questo momento, diciamo, foriero sia appunto di nuove letture e visioni di film legate agli hotel, ma anche magari di una ispirazione così, letteraria, creativa, no? Rispetto a qualche hotel. Io fra pochi minuti, fra l'altro, andrò in hotel e sono molto contenta quando avrò finito qua. La mia prossima tappa è l'hotel. Vi saprò dire come sarà. Aumenterò la mia collezione appunto di foto di letti e foto di colazioni, perché faccio anche quelle. E niente, non vedo l'ora di dare la mia carta d'identità al receptionist, che è una cosa che mi piace moltissimo fare, anche se ogni volta mi immagino come sarebbe, come dire, dare un documento falso, fare come appunto in molti film che la gente firma con dei nomi inventati. Grazie, grazie anche, grazie Alessandra, grazie Daniela, grazie Grazia che condivide il consiglio di un gentiluomo a Mosca. Cercheremo, me lo cercherò, io non lo conoscevo, e veramente grazie mille, grazie anche da Miki, grazie mille a voi, è stato un grandissimo piacere passare questa oretta con voi in questa giornata caldissima. Non sono così rossa come appaio nel video, cioè, almeno non credo, ma forse, o forse sì, perché ho fatto una corsa per arrivare alla stazione, perché dopo appunto 6 ore di treno è stato un po' faticoso. Comunque vi ringrazio tantissimo e, che dire, vi saluto. Il video tanto resterà disponibile e quindi poi, insomma, chi vorrà potrà anche condividerlo. Grazie.